Eccoci qua. Ieri ho pubblicato il video del fuoco. C'è stato qualche problema perché, come dicevo, come ho scritto nel video, ho registrato tutto in 4K, però il problema è che il mio telefono, il mio smartphone, più di 10 minuti in 4K non registra. Io non lo sapevo sta cosa. Ovviamente adesso io sto registrando non in 4K, anche se voglio fare un video più breve. È una cosa che ho imparato, questa cosa del limite di 10 minuti è una cosa che ho imparato. Però faccio sto video perché ho imparato un'altra cosa che sapevo già ma che non la mettevo mai in pratica. Io ho sempre avuto la fissa di fare le cose perfette, nel senso che se le cose non venivano come volevo io, per me era un problema. La mia mentalità è sempre stato se non lo faccio bene, piuttosto non lo faccio. E invece ieri ho fatto questa cosa, ho pubblicato lo stesso video che non è venuto come volevo, non ci è andato nemmeno vicino a venire come volevo. Però ho pensato che, siccome mi ero preso l'impegno di pubblicare un video alla settimana, dovevo portarlo avanti, e comunque sia pubblicare un video che non era venuto come volevo io era comunque meglio che non pubblicarlo. Quindi ho abbandonato un po' questa cosa della perfezione, perché tanto la perfezione non esiste, nessuno di noi è perfetto, e quindi mi sono fatto andare bene ciò che ero riuscito a fare. Questo chiaramente non vuole essere una scusa per dire ok, allora da ora in poi le cose le faccio come vengono, tanto come vengono vengono va sempre bene. Anzi, cerco di fare il mio meglio, ma se il mio meglio non è perfetto o comunque non è abbastanza buono, me ne faccio una ragione. Questo sono riuscito a fare, la prossima volta migliorerò. È un po' una filosofia dei piccoli passi. Con questo mi voglio collegare alla seconda cosa che volevo dire, ed era il libro che ieri non ho consigliato il libro per la settimana. È un libro che sto leggendo in questo momento, che secondo me è molto valido, anche se non inventa niente. Fattore 1% di Luca Mazzucchelli. Luca Mazzucchelli, per chi non lo sapesse, è un youtuber, è uno psicologo, laureato in psicologia, è uno youtuber che lavora molto sulla crescita personale. E lui ha fatto appunto questo libro, Fattore 1%, che è appunto un po' il mi sfugge la parola, è un po' il principio dei piccoli passi, quindi di fare anche l'1% tutti i giorni, ma comunque sia, se si fa tutti i giorni anche un 1% in più, alla fine si va avanti e si cresce sempre, si evolve sempre. Ed è un libro che sto leggendo, sono più o meno a metà e lo trovo molto interessante. In realtà questa filosofia dell'1% non è farina del sacco di Luca Mazzucchelli, è una cosa che è già stata, sono già tecniche che sono già state messe a punto da altri. Lui cosa fa? Lui la spiega in maniera diversa, in maniera secondo me molto chiara e molto comprensibile. È un po' come, se mi è concesso questo paragone, è un po' come Fosbury, il saltatore che ha inventato il salto dorsale, no? Fosbury non ha inventato il salto in alto, non ha inventato la disciplina del salto in alto, ha inventato semplicemente un diverso modo per saltare. E così ha fatto, secondo me, con questo libro Luca Mazzucchelli. Non ha inventato la tecnica dell'1%, ha semplicemente inventato un sistema diverso per spiegarla e per renderla più comprensibile. Questo è quanto. Ho sentito il bisogno di dire queste cose perché il video che ho pubblicato ieri comunque meritava una spiegazione, perché comunque così era un po' troppo nudo e crudo. Ci stava anche il momento un po' appunto di frustrazione mio personale, però andava spiegato e andava secondo me anche analizzato in maniera corretta. Tutto sommato mi è servito, perché comunque ho capito anche alcuni errori che faccio nel programmare questi video. Comunque sia, l'importante è che mi sono portato a casa qualcosa, l'importante è che anche se non ho raggiunto l'obiettivo, comunque sia ho imparato qualcosa. Per finire voglio chiudere questo video con la frase di un allenatore di basket americano, di cui adesso mi sfugge il nome,
che dice più o meno così: qualche volta vinco, qualche volta imparo.